Notizia dell'ultima ora. Finalmente i me contro te sono stati consegnati alla giustizia. Vi state sbagliando, siamo innocenti! Liberateci, non abbiamo fatto nulla! Fate silenzio! Questo casco mi dà fastidio! Ora ti taglio tutti i capelli. Scherzo. Aspetta, aspetta, ma io queste voci le conosco. Tranquilli, amici, siamo noi! Ragazzi, ma che sta succedendo? Siamo tutti ricercati, dobbiamo scappare. Pongo, Kikko, partiamo! Dove andiamo? Andiamo a prendere un gelatino? Me contro te, il film! Operazione Spie! Dal 1° giugno al cinema! Ciao a tutti, lui è Luigi e lei Sofì, e insieme siamo in Me contro te. Oggi registreremo il teaser del nostro nuovo film, il 6° capitolo della nostra saga Me contro te, il film Operazione Spie. Ormai vi siete affezionati alla nostra saga, alle nostre avventure col signoresse, perfide, cattivi e i nostri amici buoni. E vediamo l'ora di mostrarvi cosa succederà nel prossimo capitolo. E ovviamente, come vedete, insieme a noi ci sono tutti i nostri amici. Praticamente tutto il mondo pensa che noi e i nostri amici siamo i cattivi e quindi ci stanno ricercando. Dobbiamo assolutamente nasconderci perché non vogliamo essere arrestati. Mani in auto. Brava, ora fai 3 giri su te stessa. E ora giù, per terra. E ora su, col salto. Bravo, ancora! Qui addirittura fanno le esercitazioni militari. Ragazze, non l'avrete presa troppo sul serio questa cosa? Ho visto Kung Fu Panda che cominciava così. Ma come? Quella lì era una tecnica di seduzione. Lui pensava di poter conquistare qualunque ragazza facendo queste mosse. Ombra, ombra, guarda, guarda cosa guarda, tiro. Guarda, guarda! Vuole fare colpo su ombra. Ma quindi tu sei un militare? No, sono una militara. Lui, battuta dell'anno, vogliamo il nostro premio. Battuta dell'anno, ripeti. Non penso proprio che è battuta militara, dell'anno. Militara, capito? Militara, perché sono militara. Quindi non è un militare, è una militara. Dai, l'ha fatto ridere. L'ha fatto ridere. L'ha fatto ridere, rideva sotto il ridi. 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 Sto per fare uno scherzetto a Sofì. Guardate, ho preso le manette e adesso mi legherò a lei e vivremo 24 ore insieme. Come la prenderà? Mantello! vieni qua, Sofì, devo far vedere una cosa. Sono Capitan Freddolosa! Sì, va bene, metti le mani, metti una mano così, l'altra. Chiudi gli occhi. Scaldini. Chiudi gli occhi. No, mio caro, non funziona così. Vivremo 24 ore legati adesso. Vabbè. È solo che abbiamo un problema, non ho io la chiave della... Stai perché... scherzando? E qua è la polizia, dovrebbe vabbè, averla. Andiamo, vabbè, dai, dopo tutto, cosa sarà mai? Andiamo. Qualcuno ha la chiave di queste manette? Abbiamo fatto un piccolo errore di calcolo. Aspetta, forse ho un'idea. Io sono libera. Ma come hai fatto? Aspetta, faccio anche così. Un attimo. Non sto capendo. Ok. No! Oh. Questa è magia. Mi liberate, per favore. Il momento del nostro arresto. Che bello. Ragazzi, sono emozionato. Guardate che mezzo abbiamo, è un mezzo blindato dei militari. Ma come sei emozionato? Lui, ma qua ci stanno per arrestare, io sto morendo di freddo, soltanto questo scaldino. Vediamo. Dobbiamo andare a conquistare. Via lo scaldino. No, scherzo, vado a recuperare. Occhio. Vai. Dovremmo fare la prova a salire sul van. E Chicchino, prova a salire. Vai. 1, 2, 3. È un po' alto. Sofì, è il tuo momento. Vai. Ok, ecco qua. Ecco, dai. Non è super atletica. Pensavo peggio. Ok, ci provo anch'io. Arrivo, ragazzi. Sembra un sottomarino qua dentro. Guardate, venite. È bellissimo. Ma vi immaginate andare in giro tipo per la città con questo mezzo qua? Sarebbe incredibile! Wow, ma qui si può fare di tutto, potremmo organizzare un picnic, mangiare una pizza.
Wow. Che poi in realtà, se devo dirla tutta, stare qui dentro mi piace un sacco perché si sta a calduccio. Bellissimo, poi molto comodo. Non sembra di stare in un aereo. Ma io mi chiedo, se urlassimo tutti dentro questo posto, cosa succederebbe? Proviamo. Scopriamolo. Sì. Aspettate, lo so cosa succede. Che al microfonista gli stanno scoppiando i timpani. Oh, anche a me, se per questo. Sì, ma noi abbiamo i microfoni e lui le cuffie per sentirci, poverino. Ok, non lo rifacciamo più, no. Va bene? No, no, no. E per concludere in bellezza, ho sbattuto la testa dentro il furgone, ragazzi. E adesso ho preso il ghiaccio secco da mettermi sulla testa, che fa un tantino male. Per fortuna non avete visto niente, perché è successo dentro il furgone, non c'erano telecamere dentro. Quindi sono entrato e ho sbattuto la testa nel soffitto. Male, fa malissimo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo prestissimo con questo nostro nuovo capitolo della saga al cinema. E ci vediamo su YouTube con i nostri video. Yeah, 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 yeah.